Di Lai GP, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 375 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì sera col mondo delle due ruote. Io sono Alex di Bisceglia, mi vedete con la felpa perché in realtà non è che faccia questo freddo gigantesco a Roma, è che io, come suggeriva la Vicky prima che tanto, ho una certa età e quindi potenzialmente quello potrebbe influire, vero Vicky? Vero, 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 vero. ma non perdono, mi dispiace. Allora, con me quindi la grande Vittoria Ortega, un po' che ci mancava il programma, Vicky bentornata, ci sei mancato ovviamente la nostra quota rosa soprattutto per evitare di avere sempre quei brutti maschiacci in diretta, ogni tanto ci vuole un tocco femminile che renda meno, meno misogino questo programma va bene così, ci piace così, insomma, anche se poi in realtà tu non è che sei un maschio mancato di tantissimo valore <ride> caratteriale, quindi possiamo dire che Porti la quota rosa, ma neanche troppo pink. Ecco, mettiamola così. Bravo. Allora, intanto, vabbè, cominciamo con le cose importanti, ragazzi. Dove potete seguirci www.livegp.it, il nostro sito madre, dove trovate tutti i nostri articoli. Trovate anche sulla pagina in Facebook livegp.it, e sul gruppo Amici di Livegp, dove potete commentarli. Noi, ovviamente, li leggeremo e vi risponderemo. E poi la pagina di uh, scusate, YouTube, canale YouTube, sempre FGP.it dove trovate tutte quante anche le repliche di Motorbike Circus, la pagina di Instagram, chioccio alla FGP E poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e Twitch, senza dimenticare chiaramente la replica su Campione Sport, nel eh, sensatore digitale terrestre, la domenica sera alle ore 20. Allora c'è, vedo un sorridente campione italiano in, uh, nel backdrop, sta sorridendo e sta dicendo a qualcuno di non fare rumore, ma in realtà quasi sta dicendo ai bambini, quindi a noi in realtà se i bambini sono in puntata, ci piace solo mi, mi porti dentro Lorenzone per favore, eh, Giuli. Guarda guardatelo guardate che bel wow, ragazzo wow, che bel wow. oh, wow. ragazzo che oh, bel wow. italiano è ciao, ciao. ciao. Buonasera. buonasera siamo orgogliosi di papà che è campione italiano sì, diciamo, lo diciamo in diretta e siamo orgogliosi di papà sì. No, c'ho le cuffie sento. non sento Ah, è vero c'ho le cuffie ah, Ciao sì. Lore, come stai? Bene, grazie, voi. e Io sono eh. un po' raffreddato Ho la manica lunga perché stasera c'avevo fresco Ho detto, mi prendo un colpo, fammi mettere la manica lunga per il programma Sennò poi mi freddo che rimango fermo È l'età, è l'età che io sento Tu eh. non senti, non capisco perché Perché io te più o meno abbiamo la stessa età Quindi vorrei capire un attimino com'è sta cosa insomma, Perché io da manica insomma... non la sento, eh, ma perché io sono un po' montagnino, quindi sto ancora. Te pensa che esco la mattina alle 7 ho ancora i braghini corti, le maniche corte, ci sono sette ah, gradi. Pensa a te. Le alle 8, <ride> 8 mi capita di dare il cambio alla signora, a portare giù i cani. Io scendo proprio veramente con tuta lunga e felpa, perché già c'ho freddo, ragazzi. Io però ho so. già iniziato l'altra fila, appena finito la rossa la bimba. Quindi, e quindi la il Arri è il arriva. momento di cominciare a tirare fuori il giacchino, quello un pochino uh. Più pesante, senti intanto, allora, ovviamente neanche a dirlo. Complimenti per il titolo. Eh, Grazie, mi ha fatto molto Antonio. piacere. Devo essere sincero. Eh, lo ritengo molto meritato. Estremamente combattuto. Forse uno, Vighi E anche senza togliere nulla, pure Alessandro Le Bianco. Uno fra i campionati più combattuti che abbiamo visto. Io del Bianco, voglio vedere su una Ducati. Perché secondo me sarebbe stata una lotta tridente, nettamente migliore. Non me ne voglia Yama, ma attualmente. La moto migliore dell'otto dell è quella della lotta. in diretta è stato anche molto molto bello. Sì, ma allora anche parecchio pauroso. Lori, parliamo un secondo, di so, so che è un tema un pochino dolente, ci sono state un miliardo di chiacchiere, altrettante polemiche. Io volevo chiedere a te una cosa in realtà, perché mi sono reso conto di una cosa, io Imo la amo, ok? È l'unico mm -hmm. circuito in cui vengo veramente volentieri tutto quanto. Mi sono reso conto che se uno sbaglia prima dell'ultima variante non ha una via di fuga. Cioè, non non mi era mai capitato perché in realtà è difficile che qualcuno porti un attacco nella curva prima della variante. Quello non capita tanto spesso perché è una curva molto veloce. Ok, però mi sono reso conto che chiunque è in quella posizione, se sbaglia in quel punto là, non può frenare, non può scivolare perché pure scivolando taglieresti completamente la variante. E mi sono reso conto che effettivamente c'è qualcosa che non va. Non, non so, forse era meglio quando quella variante non c'era. Guarda. Uh, guarda, sai, è una pista molto particolare. E in alcuni punti effettivamente se sbagli non hai margine, non hai margine di errore. E uno dei punti è la variante bassa. In realtà se tu guardi negli anni ci sono state mille molteplici cadute di varie… Entità e differenti, chi si vola appunto al destra prima di arrivare alla variante, mi ricordo un conforto appunto che Falciottamada perché cadde appunto su quel destra dove io ho superato del bianco, mm -hmm. chi la perde in frenata quando cerca di inserirla, chi arriva lungo taglia dalla ghiaia o chi nell'asfalto, cioè eh, io mi adesso sono passati anni, eh, mi ricordo che quando correvamo con l'italiano GP prima che andasse a Mondiale era contrario se non erro, no? arrivavi e la facevi, cioè la fatta diversa, però onestamente, no, in sono realtà allora ci sono delle versioni soprattutto sui videogame, purtroppo le ricordo neanche io perché è passato un po' di tempo in cui in realtà la variante bassa non c'è e è un collegamento diretto no. quando esci insomma <ride> esatto e arrivi praticamente alla prima in inettamente pieno adesso. No, anche beh, quello quello quelli, erano, che... quelli erano i tempi della Formula 1 o comunque GP, ma parliamo degli, degli anni 70. Da 80 fino al 90 però già quando ci corse la Formula 1 nel 90 mi sa che adesso non mi ricordo l'ultimo anno che ci corse, forse Melandri con 125 quindi a memoria forse 98, però c'era già la variante quindi pre-variante eh, si va indietro. No, è impensabile senza eh, variante eh, con eh, le no. motociclette, perché vorrebbe dire arrivare al tamburello a 330 all'ora. Cioè, eh, no, forse poi, no, però anche, eh, anche lo lo perché poi più via di riviere. fuga. No, sì, no, il tamburello ha via di fuga. Il problema è che poi saresti praticamente dopo il traguardo, quel curvone sinistro, hai raso muro invece così partendo da zero, in realtà lo fai come se fosse accelerazione. Mm -hmm. E no, secondo me andrebbe ripensata un po' la variante bassa, mm -hmm. in una maniera diversa, però è, è difficile, è difficile. Cioè, forse bisognerebbe ri ripensare un po' la tribuna sinistra, cercare è un po' più via esatto. di fuga e quindi fare magari l'arrivo alla variante bassa più lenta con una curva magari più accentuata e non quella mezza curva che c'è alla fine che noi la facciamo piena col mille quindi insomma la, la si fa tutti piena in non sostanza è, è, però diciamo è una curva è, non, è, non è una cosa che però vi permetta di rallentare io su quello anche riflettevo sul fatto che comunque purtroppo la vieni da tribune da tutti e due i lati e in tutti e due i casi forse si può allargare magari non facendo più raso muro l'ultima curva prima della, della variante bassa c'è un problema di fondo sul fatto che comunque poi dopo credo che si sposti il punto di frenata e quindi si sposta dov'è che serve la ghiaia effettivamente, cioè c'era, se non ricordo male c'era una diatriba proprio su questa motivazione qua, però resta il fatto che viene veramente difficile eh, cioè in quel punto trovare un posto dove infilarsi per non fare danni se hai messo un errore nel senso l'altro. Eh, è... Sì, tu diciamo che rispetto alla, rispetto alla variante alta che ci arrivi dritto, quella ci arrivi eh. inclinato e uh -huh. pieno. Quindi comunque basta un nulla per commettere un errore. Ecco, sì, Infatti sì. Lorenzo tu prima avevi sorpassato del bianco e là diciamo sei andato un po' più lungo, quindi diciamo già sei entrato male. Sì, 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 diciamo che l'errore sì, che ho commesso è, è partito da, dall'uscita alla rivazza dove esatto. io ho visto che sono uscito meglio di, di Alessandro, lui non so se onestamente ha avuto un sussulto o meno, ho perso un po' di aderenza, io sono riuscito a uscire molto bene. Quindi nel momento che ho deciso di effettuare la, la, il sorpasso interno, poi in realtà tu, è, è un concatenarsi, un susseguirsi di, di, di eventi, cioè esatto. l'errore è partito lì. Ma io ormai nel momento che avevo deciso di farlo, non, non potevo più tornare indietro. Eh. Cioè, ormai esatto. avevo impostato la traiettoria, anzi, ho dovuto correggerla per non finire addosso e andare a raso un muro sul verde che quindi ha meno grippe e poi è partito tutto eh, il patatrack. E che tanta gente ha criticato diciamo vedendo solo l'ultima curva però nessuno no, ha no, guardato chiaro, che è successo due centimetri prima. Sai se ne è parlato anche, anche troppo forse mm. quindi eh, ognuno si sarà fatto la sua idea io adesso c'è stato un modo in parte di chiarirsi che doveva vedere i dati li ha guardati quindi insomma. Mi okay. rimane il rammarico giustamente che si è fatto male Michele, quindi certo. questo mi dispiace. No, io però su questo punto qua in realtà non ci volevo neanche tornare perché per quanto mm. mi riguarda è semplicemente un errore di gara e devo essere sincero. Mm. Eh, sì, sì. Ne parlo fino a un certo punto proprio perché io non essendo pilota non sono affatto sicuro di che cosa voglia dire fare a 2.40 quella curva. Potenzialmente mi risparmio commenti che potrei non no. comprendere appieno, insomma, mettiamola così. No, ti ringrazio, cioè so che comunque in parte ovviamente tanti e tutti ne hanno parlato. Uh, ti ringrazio, insomma, che eh, comunque in parte la domanda c'è, però insomma, che dopo si, si va oltre, ecco. Mm -mm. Bravo. Anche perché Alessandro Palma, quindi Palma in Dam Motorsport ci dice "Buonasera ragazzi, Lorenzo ha meritato il campionato a prescindere da Imola perché è stato non solo veloce, ma anche ben più costante di Pirro". Questo Apre un altro tema sul CIV Superbike in generale, sono cambiate molte regole nel recente, c'è stata comunque la centralina, sta, ci sono stati il monogomma Dallop e tutto quanto, c'è un rimescolamento anche dei gommisti proprio in ambito internazionale con Pirelli che comunque adesso farà anche la Moto2 e la Moto3, diciamo che c'è un po' di movimento, no? Secondo te a che punto siamo con il CIV? Nel senso, tu ormai corri da parecchi anni, hai fatto hai corso con qualsiasi cosa, avesse due ruote una ruota e mezzo, una ruota e tre quarti andava bene uguale, e con Ducati ormai conosci a memoria praticamente i progetti potresti costruire una Ducati con il Pongo potenzialmente e farla funzionare come una normale che cos'è che può mancare a questo campionato per portare i piloti verso il Mondiale un pochino di più? Siamo troppo lontani con il regolamento ma manca... mm, sai in realtà è difficile, allora Onestamente a livello di, di ritmo no, è una questione di cultura, cioè reputo che, eh, al netto che io, Michele, credo che l'abbiamo già dimostrato in tanti anni, però abbiamo anche un'età che magari non siamo neanche più appetibili per fare un mondiale intero, per questioni di cioè insomma, nazione, sponsoring e quant'altro, però abbiamo dimostrato la nostra velocità in ambito internazionale e questo dovrebbe in realtà ai team manager offrire uno spunto, cioè... Piloti come Alessandro Bernardi, che secondo me è stato bruciato troppo in fretta al mondiale Superbike, eh, piuttosto che altri, eh, si meriterebbero una chance al mondiale, cioè si vedono che stanno con noi, che comunque siamo piloti esperti, molto bravi nella messa a punto, eh, costanti in gara, cioè. Con una struttura da, da pilota di mondiale dovrebbero dare una, una possibilità a questi ragazzi, no? Quindi, cioè, voglio dire, è, è più una questione, secondo me, di, degli addetti ai lavori che non danno il giusto merito ai ragazzi che corrono al CIR. E questo è il primo punto. E in secondo,. Eh, secondo me, eh, in realtà, riallacciando il discorso de de dei partenti, siamo un po' pochi. Ecco, sì, quello bisognerebbe lavorare per far sì che, che fossimo un po' di più, con un coinvolgimento magari un po' più sostanzioso da parte delle case, però, sai, lì dopo diventa difficile un po' è difficile capire anche che interessano poi nelle case nel campionato italiano perché sai un mercato che magari vende meno però in realtà è spettacolarmente se ci fossero più iscritti sarebbe solo che, che più interessante vedi io parallelamente che cosa faccio? seguo anche il BSB no? il BSB che riesce comunque a mettere 60.000 persone mediamente in tribuna che ha nella, nella categoria Superbike 30 piloti partenti tutti sponsorizzati ma roba che le carene non hanno un buco di spazio quindi io vorrei capire esattamente, adesso l'Inghilterra non è neppure più in quella situazione in cui effettivamente hanno una barca di soldi, e sono nella parte buona del mercato eccetera eccetera. C'è un bel pubblico motociclista ma non è secondo me tanto più ampio rispetto a quello italiano, sempre che lo sia, in generale non riesco a capire questa cosa perché poi abbiamo il National che in realtà praticamente ha il doppio delle moto del CIV Superbike. È chiaro che là è un regolamento un pochino più malleabile, quindi puoi correre una BMW di tre anni fa, lo puoi fare, però per me piloti tipo Camarino, Don Niccolò che ha dovuto girare di là, cioè secondo me, ma, ma lo stesso Salvatori è gente che dovrebbe girare nel Civ, ragazzi. Cioè... No, no, chiaro, ma lì infatti è un problema secondo me di posizionamento, di collocamento di, del campionato, cioè il Nationale è nato come un campionato eh, di contorno al Civ, regolamento blando, co potevano correre degli amatori di basso profilo poi man mano probabilmente tanti anche dettati dal budget che poi in realtà non è così perché poi di fatto National ti costa come fare il chip perché dopo oh. hai il regolamento libero eh, iniziano a presentarsi Nicolò è un caso secondo me isolato da prendere con le pinze cioè yeah. ha fatto perché hanno sviluppato il kit Yamaha quindi lui da collaudatore è stato chiamato a venire a fare questo campionato per sviluppare la moto però altri piloti comunque Marino piuttosto che Salvadori piuttosto che altri Giannini stesso eh, Andrea Ozzi che ha fatto il CIV, sì, sono piloti che dovrebbero sicuramente fare il CIV, ma è per quello che, ha, per come è nato, secondo me, si è snaturato. Cioè, il, oggi il National Trophy non dovrebbe essere nel contesto CIV, mm. perché, perché praticamente sono due categorie che si, praticamente, accavallano. Quindi, no, dovrebbe essere il CIV valorizzato, e anche perché, a mio avviso, attualmente il regolamento è molto equilibrato. Chiaro che a vedere da fuori non sembrerebbe, magari, però è chiaro, sai, quando ti si presenta una squadra, un pilota forte come Michele è, è normale che fanno una differenza. Quindi per, per star lì, devi elevarti molto perché poi siamo tutti piloti, chi più chi meno amatori, tra virgolette, passami il termine. e Quindi, sai, è, cioè, tu dicevi prima di, di, di Del Bianco e Yamaha, ma secondo me in realtà. E perché sono partiti in ritardo, perché poi in realtà nelle ultime gare è diventato molto competitivo, quindi a mio avviso non c'era questo delta. Sì, magari un po' di potenza pura rispetto a noi, però eh, in realtà magari era meglio in, in guidabilità rispetto a noi. Cioè, io a Imola l'ho visto molto bene. Le stesse Aprilia, cioè l'ho viste molto veloci, anzi in alcuni frangenti secondo me era la moto migliore in pista quest'anno solo che e una, con i le cavalieri sì eh. sì anche i cavalieri stesso solo che in alcune circostanze hanno sofferto forse il caldo mi sembra di ho visto che col caldo hanno sofferto un po' e magari non aveva la giusta messa a punto però ripeto a mio avviso secondo me è stato molto molto equilibrato sotto il profilo tecnico quella che magari è mancata un po' è Onda ecco quello sì, sì. E BM, vabbè, BMW, ma insomma, voglio dire, lì siamo. BMW non era schierata praticamente. Non ho sentito sì, le vale, modalità datate. Kawasaki aveva da fatto questo progetto, Kawasaki Italia, che però non è andato molto bene. Io sono Anzi, molto. Sì, che se sono non è. Mi andato... dimentico. Dicevo eh. no, Suzuki, mi dimentico Suzuki, che secondo Bravo, me è <ride> Ha fatto, il ha fatto un ottimo campionato. Kevin, cioè, a Misano non riuscivo a superarlo cioè a parte che staccava fortissimo poi anche comunque di velocità eh. la moto andava poi magari gli manca il chilometro saltato delle gare per cavare con ma secondo me ha fatto un campionato di tutto rispetto lui per le gare dove si è schierato anche perché poi la formazione di Kevin Penta ovviamente è ancora più privata di quanto lo possa essere Kawasaki nel senso loro non hanno proprio assolutamente supporto da Suzuki Italia quindi quello che stanno facendo lo stanno facendo tutti in casa è, ripeto, chiaramente leggermente più semplice con un Cib che è, si è avvicinato molto alla Superstock, ma non è che è stock e ci sono ancora tante cose su cui un buon team e soprattutto il supporto a casa madre possono aiutare. Quello ovviamente per Kevin non, fu non, eh, non funziona. Kevin ha avuto lo stesso, diciamo, problema di Niccolò Caneva per la partecipazione al Cib perché ci sono state troppe concomitanze e qua se ne può aprire un altro discorso mm -hmm. che volendo potremmo abbondare, mm -hmm. ma e lasciamo calendare. stare con le VC, è inutile che ne parliamo. Vighi, se hai una domanda per Lore, così poi lo mandiamo a di fare l'aerosola ai pupi. Che comunque per concludere questo discorso, io volevo dire che forse manca ancora un po' di, di promozione nel CIV, di spingere un po' il campionato, perché io da spagnola vengo dal CEV, che quando si chiamava CEV, comunque era il nostro campionato nazionale lo stesso, e ha portato tanta, tanta gente non solo alla superbike, ma anche alla MotoGP. Poi il CIV forse sì, eh, è un po' più limitato in quel senso. Forse a volte nel CIV vedo io che a volte conta di più un pelino questo eh, che il talento. E quindi diciamo un po' limitante. E poi sai, è difficile, cioè io vedo anche, per dire, eh, dipende anche dalla categoria, per dire adesso, magari, gli ultimi due o tre anni no. Eh, eh, pensando, pensando che dice, ciao, una domanda per no, te per ma tu la mappa prima no? esatto, entra, entra così almeno spariate che e, no, dicevo sai, le, le moto 3 secondo me negli ultimi anni sono arrivati i piloti dal Cib la Superbike invece è una è una, è una categoria magari che non riesce, a fare un, non riesce a far passare quindi riaccoglie piloti come me o altri più verso fine carriera Invece quanto riguarda un po' la promozione, sì, sicuramente c'è da lavorare. Eh, ma il problema tipo è proprio la cultura: cioè, in Inghilterra io ci mm. ho corso, ho fatto una gara di BSB, le piste sono molto vicine alle città, quasi tutte, anche se non sono piste sicure, però mm. sono proprio a portata di pubblico. Invece, in Italia, eh, magari corriamo al Mugello, che già fa fatica adesso a fare pubblico nella Moto figurarsi all'italiano come invece per dire eh, ha avuto molto successo la Racing Night la Racing Night sembrava di essere al mondiale GP. pieno, perché? perché è un evento creato nell'evento, porta pubblico dalla spiaggia perché sono al mare. le famiglie, c'era la possibilità di entrare col trenino in pista la sera, cioè è un evento creato anche per pubblico non, non tipico de, de, del motorsport, e quindi ha, è, ha funzionato molto bene. Bisogna cercare un po' di prendere quella ricetta e ricrearla magari in altri, in altri circuiti. Infatti, sono d'accordo perché per me era sempre la prima Racing Night, e per me è stato uno spettacolo, perché io pensavo di essere all'endurance. Io, io ero alle mand, è stato veramente bellissimo vederlo. E anche questo è il punto che tu hai detto, che i circuiti sono troppo lontani dalle città. E questo è un punto fondamentale. Ultima domanda che io ti volevo fare: eh, abbiamo parlato delle cose che sono successe in questi ultimi giorni. Eh, io volevo anche chiederti, comunque, anche per me è stata una stagione incredibile. Come ha detto Palme, sei stato il più costante. Io personalmente non credo che il titolo da parte di Pirro l'abbia perso in quella ultima gara, in quella curva. Per me lui l'aveva già perso anche prima con altri sballi che aveva commesso, quindi complimenti e io volevo sentire da te però, qual è stata la tua miglior gara, che il prossimo 23. No, beh, credo che alla fine sì, c'è il campionato, il mattone diciamo, decisivo l'avevo messo sabato, sabato secondo me mm. è stata la gara più bella sì, della stagione, sì, sì. quella dove io ho dimostrato che comunque anche magari se non sono stato il più veloce in tante circostanze sono stato quello che ha sfruttato meglio tutte le occasioni e sabato dove c'era da, da diciamo riaprire i giochi o comunque chiuderli e ho dimostrato tutto ho riassunto la stagione in quella gara mm -hmm. e quindi secondo me era, era è stata la gara più bella dopo chiaro domenica è andata come è andata però penso che sabato sia stata a parte una gara molto bella eh, sì. per tutti a livello proprio di era proprio Sofarsi, di, esatto di, è stata bellissima di, di bagar. E quindi, insomma, per me è stata una gara molto importante e bella, l'ho vissuta proprio bene allora, tanto, per, tanto per dare proprio un, dei numeri riguardanti questa cosa, il qua presente è Lorenzo Demetrio Zanetti all'Anagrafe, mm. non è mai sceso dal podio se non all'ultima gara proprio di Imola per caduta e mm -hmm. si è beccato la bellezza di sei terzi posti tre secondi posti e due vittorie tanto per dirne una. Molto sì. costante vedi? Ecco allora non ricordo esattamente di che cosa stessi parlando ma credo che stessi parlando di Jorge Martin domenica scorsa e dicevo i ragazzi è veloce. Eh ma conta chi porta i punti, cioè per vincere un titolo mondiale devi finire le gare in primis, quella è proprio la parte più importante, perché tu puoi stare prima tutto il tempo, ma se cadi poi dopo non arrivi, quindi io Lore, se tu potessi fare uno squillorghe Martin, e dirgli ma guarda che puoi, puoi anche non dare per forza i secondi al secondo, se ti esatto. fare un pochino meno, porta più risultati, però è una cosa... Lui mi, no? lui mi risponderebbe: allora tu domenica potevi far secondo? Che, che cazzo hai fatto? <ride> <ride> allora, <ride> Quindi alla, fine ragazzi, più, alla fine siamo piloti. Sì, e io, quando entra e abbassa la visiera, vuol vincere, altrimenti mm. non faremo i piloti e faremo i ragionieri. Esatto. Dopo, chiaro io in proporzione, magari ragiono più di altri piloti sono stato bravo <ride> nell'arco nell della stagione. Ecco, però di fatto ci cioè, entriamo in pista per vincere quindi o provarci è giusto, è giusto. Così ci è piaciuto tanto, soprattutto la gara di sabato. È stata, ragazzi, veramente una roba che pagate quei due euro alla federazione per andarla a vedere in replica perché merita. Cioè, Pagarla 2 euro è pagarla veramente troppo scontata. Se qualcuno mi chiedesse 20 euro per quella replica, io però autografata la vorrei. Allora io quei 20 euro ce li Bravo. metterei senza grandi problemi perché è veramente tanta, tanta, tanta roba, ragazzi. Lore grazie per essere stato con noi grazie ancora ah, complimenti non, lo a... entrare, non lo fate entrare non lo fate so, lo, lo sto usavo. aspettando ma <ride> è arriva tardi tu devi andare a non far risponde. mettere i pupi eh, altrimenti poi dopo tua moglie ti picchia e poi dopo viene a picchiare anche me cioè, Sì, tu infatti tu... ha già chiuso tutte le porte ma, no, ah, uno attenzione. si è addormentato uno è cotto ha iniziato scuola arriva la sera e è cotto eh, <ride> beh, ma adesso che alzarsi la mattina è finito il tempo in cui dormivi fino a tardi e termina lì no, la vabbè. cosa eh, infatti, adesso vedi che inizia a andare a dormire presto, no? è la bimba che è agitata ancora. Senti allora, visto che io ti posso sfruttare un altro minutino, no? Perché mm -hmm. ancora non vedo la tua signora con la lupara dietro. Quindi immagino che siamo ancora abbastanza tranquilli. No? L'anno prossimo, eh, sicuramente immagino che proseguirai con, eh, con Conforti. Immagino nel chip senza problemi. Ma si ripeterà un pochino la parentesi EVC e qualche programma mondiale, qualche wild card, qualcosina? Perché io devo essere sincero, è un po' uno spreco. Mo tutto il bene che posso dare al CIV però insomma un pilota di livello duo guarda quest'anno quando eh, ho scelto Chiaramente Luca mi ha voluto fortemente, e anni ho rinunciato magari a una gara di Civ per eh, dedicarmi a altri progetti, che è stato l'Endurance, il Moto America. però sai, c'era anche un discorso economico, quindi anche lui stesso mi ha detto: no, ci mancherebbe. Quest'anno, comunque, eh, rientravo da un infortunio quando mi si è presentata l'opportunità. Luca mi ha voluto fortemente e mi ha fatto una bella proposta per fare il Civ e io mi sono sentito di ripagarlo dando. La fiducia e priorità al CI, quest'anno rispetto al mondial mm. Enders. Quindi c'erano delle concomitanze, quindi poi dove ero libero in realtà non è andata in porto. Io mi sono concentrato sul CIV e penso che l'ho ripagato in una maniera. Eh, corretta e, e onestamente adesso è successo tutto il trambusto, ci siamo Beh. anche sentiti poco perché è stata una settimana pesante. La settimana scorsa, io fortunatamente non uso tanto i social. però insomma mi è stato riferito è stata comunque in parte. Ci sono entrato, ho letto commenti, tutto cioè, ci sono rimasto un po' male. E non ho avuto ancora modo di, di affrontare la questione, e, e quindi adesso vedremo anche lui stesso. insomma Conoscendolo, non l'ha vissuto bene in questo periodo, però è anche vero che poi abbiamo vinto il campionato. Adesso capiamo le priorità quali sono, anche le sue. A me piacerebbe sicuramente ripresentarmi e difendere il titolo. Vediamo se ci sono anche le condizioni economiche e quant'altro, ma credo di sì, insomma, cioè, sai, eh, e questo è quanto. Tornando al discorso di altri campionati, sì, anche a me piacerebbe perché secondo me il Civ6 gare e sarebbe implementabile con altro. Abbiamo fatto una riunione piloti eh, giovedì con la federazione, tra, tra l'altro in qualche intervista è uscito anche da Folgori. Abbiamo fatto una piccola diciamo, commissione piloti, siamo stati su, al CV. io in realtà non partecipo né all'endurance né, né all'elettrico quest'anno. Però mh, ci tenevo a esserci presente, siamo stati piloti mh, con altri piloti che fanno anche le Busy, c'era Del Bianco, Saltarelli, Canepa, Gamarino, insomma, poi il rappresentante eh, Kevin, Manfredi. E sembrerebbe che oggi non ci sono concomitanze con l'Endurance, che secondo me è anche una cosa positiva eh, perché era chi... pure ora, nel senso, cioè non è che ci voleva proprio questo genio, no? Sto anche l'altro eh, eh. l'anno scorso tutti volevano portarla qua, al proprio mulino: c'è cioè, chi faceva eh. l'Elettrico, chi le UC, però reputo che chi a oggi decide di fare l'elettrico è diventato un campionato a sé, cioè iniziano a essere tante gare. Uno se fa quel campionato si concentra a fare quello. Invece reputo che Italiano e i IVC sia um, implementabile, insomma, sia, si sposi bene perché sono 3-4 gare, se fai anche su zucca con le 6 del CIV sono 10, faresti un campionato degno. In più, tanti partecipanti del IVC farebbero il CIV e viceversa. Quindi, insomma, per me sarebbe una bella cosa, al netto che lo faccia o meno, ecco. però credo che per tanti piloti sarebbe una bella opportunità. Allora, il problema delle WC, peraltro, poi veramente ti lasciamo andare per l'altra che ho John Cena. Non so se lo vedete nella, nel backdrop. Uh, John Cena, eh, Alessandro del Bianco, è John Cena, <ride> e mi um, è venuto pure la mascella da John Cena da quando non si fa la barba, c'è quel mascellone, quello proprio tedesco. Capito? E, il problema delle WC principale è che intanto si sta cercando di portare una quarta gara oltre Suzuka. Una 12 ore potenzialmente diminuendo probabilmente la durata di Spa Franco Champ, perché si sono resi tutti conto che forse Spa non è proprio un circuito umano per tre piloti tutte le 24 ore. Si vogliono portare, forse ci saranno quattro piloti. Ci sono tante novità che bollono in pentola, ma comunque nel, nel migliore dei casi sono cinque tappe, sei del Civ, ragazzi. Cioè, cerchiamo veramente di organizzare questa cosa anche perché abbiamo delle nazionali italiane nel mondiale Endurance eh, tra Manfredi, eh, Gamarino, Saltarelli del bianco che io spero che replichi ulteriormente quello che ha fatto a, a al Boldore perché a me è piaciuto come è andato quindi ci sono tante potenzialità tanti piloti italiani che potrebbero fare bene nell'endurance e comunque un mondiale e proseguire con lustro nel cibo mi sembra una grande sinergia con un po' organizzazione uh, c'era una battuta che si faceva a Roma che non si può fare perché siamo in diretta però insomma una, con un po' organizzazione ci accontentiamo tutti ecco mettiamola così quindi eh, vorrei capire un attimino se questa cosa sarà fattibile per l'anno prossimo, perché mi piacerebbe veramente vedere piloti tipo De Lore, tipo Ale, tipo. Ma tanti, anche lo stesso tanti. Michele. Mm -mm. Cioè, sarebbe tanti. Solito... Anche Tamburini quest'anno ha fatto eh. un po' un po'. Ci sarebbe magari eh. Calia che tornerebbe a fare il CIV Cioè, ci sono tanti piloti eh, vitali stesso, che potrebbero ridividersi tra i due. Secondo me siano tanti piloti, come magari c'è stato Krumenacher che l'anno scorso faceva il CIV Cioè, anche piloti esteri che potrebbero fare in realtà in CIV oltre all'endurance perché secondo me si sposa bene e non è stata la prima volta effettivamente Grummenager è stato uno dei primi diciamo uno dei nomi più importanti dall'estero a correre nel CIV uh, Superbike quindi io spero che questo poi, peraltro, porti sinergie buone e che magari a un certo punto potremmo avere una gara dell'endurance anche in Italia. E questo, in qualche modo, sarebbe bello perché vorrebbe dire vedere un terzo o due terzi della griglia del Civ correre in una gara di endurance, magari anche con nomi importanti che potrebbero poi venire da altri campionati. Sarebbe una cosa molto interessante. Noi la lanciamo là e speriamo che magari a un certo punto, eh, che ne so, ci ascoltino da, dai piani alti, dalle persone le persone quelle importanti. Endurance a San Mauro Mare, questo è un commento... Non eh, sarebbe male. Eh, eh, ale del bianco. me lo metti dentro, Giulio, per favore. <ride> il turbatore mi distrae sotto, a questo punto lo infiliamo dentro. Giozzina! Poi <ride> andiamo. Grande Italia. Oh, no, facciamo Imola Imola endurance, no? è eh, comodo, comodo, comodo. Eh, soprattutto l'ultima variante con l'umido di sera, Bella. ragazzi. Endonass una Imola sarebbe incredibile io probabilmente avrei autonomia della gara del cibo, io se avessi fatto un giro in più mi sarei ritirato probabilmente <ride> io mi salterei. No. cioè se io farei oh, 24 ore a Imola cioè... sì. ma pure la 8 ore mi sembra complicata a forza di livelli, no, sì. secondo me a quel livello l'unica papabile possibile fattibile potrebbe essere Mugello ma neanche Misano, veramente il Mugello mi sembra l'unico che comunque... È eh, però tecnicamente la migliore eh. sarebbe Misano per l'illuminazione, è già pronta, è già a posto, abbiamo già corso di sera, allora, anzi, la... anzi è più illuminata la... di alcune piste de dell'endurance in realtà. Uh, di tante piste. Ma poi, ma poi Misano è proprio il mood che ci sarebbe, il Mugello... È quello. Cioè, comunque ti fai anche una settimana fuori, Misano sarebbe un clima perfetto anche per le squadre che verrebbero a Misano, i, i tifosi. E un'altra cosa, non pensare che il Mugello... La vedi più larga e dici che sia più comoda. In realtà il Mugello ti ammazza perché Casanova, tutte quelle cicanne, La moto è pesante. Secondo me, si fa molta meno fatica a Misano. Comunque nel rettilineo respiri il curvone. Comunque. Sì, la prima volta che ci passi è impegnativo, ma poi non è una, una curva così impegnativa come le bandette. Mm. Cioè, secondo me, non è così, di... in realtà. Ricordatevi sempre che non è che perché vi fanno girare una volta di notte, allora tutto il vicinato potrebbe essere contento con <ride> otto ore di gara, tutta <ride> attaccare, perché <ride> a un certo punto rompete anche i maroni alla gente, <ride> eh? Cioè... Un di endurance, le auto si corrono spessissimo. Fanno tutti i camion, le auto li buttano dentro tutto, i trattori, tutto fanno l'endurance. Ma poi ci fanno un concerto la notte, ci li imparte allo stadio ci fanno un bel concerto, una bella ah, festa, ma... la fai a luglio come fanno il Chief Night e la Racing Night. gli vengono... dell'endurance, yeah. io non so se sentite questi, questi due di qua, che qualcosina se ne intendono io. Il consiglio lo prenderei, poi fate no, un po' no. di hobbies. C'è Palma che dice una cosa, però prima voglio lasciare no, andare Lorenzo perché sennò soprattutto ci picchiano. No, no. Sarebbero un sacco di team italiani, solo per quella gara tipo Torri Suzuki, che fanno i team vari giapponesi. Secondo me, Grazie. una eventuale 24 ore a Misano, secondo me, un sacco di team sarebbero stimolati a farla. Ma pure una 12 ore, tutti quelli che corrono in superstop, che usi le moto del cib, veramente devi fare un motore in più, però che te ne frega, tolto quello resto, usi veramente quello del cipro su questo. Lasciamo andare Lorenzo che ha dei doveri di papà, cosa che noi tre non comprendiamo, brutti e cattivi. Lore, grazie per essere stato con noi. Oh, oh, ci, vediamo presto, ci vediamo presto, grazie. Speriamo presto per il CIV224. Ciao. ciao Lore, grazie. Ciao ciao ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Quindi, Ale, allora tu hai avuto... Par vuol dire che mi dissoci tutto quello che hai detto fino a questo momento. Ho visto che ti prendono le distanze ormai con lui. quindi Bisogna, bisogna distanziarsi da Lorenzo. Esatto. Noi, no. noi, noi a Lorenzo vogliamo bene no, e ci piace il sta... modo un po' duro e crudo. Ecco. Mm -mm. Sì. Senti. Ale, tu hai avuto la fortuna sfacciata, schifosa a tratti, di avere il posto peraltro più bello per vedere quella roba là perché te la stai guardando proprio in diretta. Ma la parte che mi ha messo più paura della tua gara è stato quando eri senza piedi sulle pedane, alla variante alta, io in questo... momento... bravo, allora, io non riuscivo a capire. Se stavi per cappottare, se stavi per, diventa per diventare un tandem con Luca, Bernardi. no, che, in realtà è che eh, Luca ha utilizzato ovviamente, ma lo sapevo già perché l'anno scorso ci ho corso il vantaggio della sua moto, no? Quindi, questo uh -huh. V4, quando ripartivamo da lì dal basso in seconda, aprivamo il gas, lui in salita andava più forte di me, quindi io ero certo, io l'ho passato lì dentro nelle acque minerali, ero certo che mi avrei passato in salita e di fatti l'ha fatto, ma lui furbamente non mi ha sorpassato e poi messo le ruote davanti lasciando magari spazi di fare la contro a me cosa ha fatto? mi ha passato e poi mi è rimasto a lato quindi ho frenato pari di fianco a lui, non volevo mollare troppo perché sennò avrei perso troppo tempo quindi ho dovuto frenare un po' alla meno peggio ma senza dare un po' quell'angolo che ti aiuta a entrare ho frenato da dritto, quindi la moto l'ho proprio completamente persa, hai capito? E non deve essere stata una cosa particolarmente piacevole, insomma, però è stata una bella gara. La prima vittoria, se non mi ricordo male, con Yamaha, anche se in realtà eh, te la, la potevi fare, se non ricordo male, anche a, I, a Misano, se non sbaglio. Beh, Beh, diciamo che ho avuto un paio di jolly che magari me la sarei potuta giocare, mm. poi eh, una volta mi ha stesso il sì. cavaliere, una volta il una volta bagnato, eh. però dai, diciamo che ehm, quest'anno è stata una stagione... Realmente, un po' borderline. A volte, mm. secondo me, non ho ottenuto quello che avrei dovuto ottenere anche nella prima parte di campionato. Considera che Zanetti mi ha rubato, passami il termine, due podi, cioè, ovvero che io uscivo davanti a lui l'ultima curva, lui per due volte mi passa sul rettilineo e ci scambiavamo il terzo, quarto posto. Io, ovviamente, facevo quarto, ho capito. Quindi ho fatto quattro podi tutta la stagione, e in realtà, magari ne avrei potuti fare qualcuno in più. Tutto lì uh -uh. Allora c'è Marco Cipriani che dice complimenti per la discerta di Alex. Considerando che io sono in ferma, direi che è la tua Ale di di, di Io <ride> so". veramente a live livello mio nonno, c'è un freddo che mi si porta via e quindi mi son sono una in moto, il lato B, che eh, veri? Allora, Marco, sono sicuro che ce l'hai con Ale. Senti Ale, allora io prima ho detto una cosa a Lorenzo: che non me ne voglia né amane né il Tincheope, ma io ti vorrei vedere su una Ducati per vedere se magari questa rottura di scatola del motore ce la togliamo. Smentiscimi, cioè questa rottura di scatola del motore, cosa vuol dire? Perché io ogni volta ti vedo comunque che veramente ti passano, che pare che guidi un 600 in uscita dalle curve, soprattutto quelle di ripartenze più lente, e questo comporta, che è una cosa che ho notato, però anche qui voglio sentire la tua. Mi sembravi difficoltà con la gomma posteriore a fine gara. No, in, in difficoltà perché ho dovuto spingere più di loro per tutta la gara specialmente dietro di loro facevo più fatica che star da solo, sì. perché loro si fermavano a centro curva, per esempio in gara 1 andavamo a riprendere il gas e loro mi davano proprio metri, perciò la curva dopo dovevo star sempre in inseguire, facevano sempre costiere molla e, e quindi ho fatto veramente tanta fatica sicuramente la Yamaha non è la moto più veloce in accelerazione dall'altra parte è una moto che si guida veramente bene, no? Nel senso, però non ho neanche potuto sfruttare tutte queste qualità nell'ultima gara dell'anno, perché per fare un sorpasso arrivavo da talmente lontano che poi dovevo sia recuperare il gap che affiancarli che poi entrare. L'errore era troppo: cioè l'errore per me era troppo dietro l'angolo, e ormai non ho più quell'età o quel mood di buttarmi dentro quelle situazioni. Magari qualche anno fa l'avrei fatto, invece, ero partito già con l'idea di non levarmi dalla mischia, ma sapevo che se avessi preso per sbaglio Zanetti, Barra Pirro, mi avrebbero ammazzato tutti e quindi. Dovevo per forza tirare un po' in rimimbarca. No, poi aggiungiamoci pure una cosa. Stanno, insomma, il campionato è andato come andato. L'anno prossimo c'è un anno di esperienza sulla Yamaha. Io conto sul fatto che tu prosegui ok per l'anno prossimo e che quindi già l'anno prossimo siamo, diciamo, un passettino avanti anche su quella preparazione che quest'anno non è andata fatta. Tutta quella parte dei problemi tecnici che ci sono stati nelle ultime paio di gare con qualche problema elettronico, qualche problema, insomma, di moto. Conto sul fatto che già da Militano dell'anno prossimo, anche se ancora non si Ma è, è capito... Quest'anno è sempre una, una um, stagione in crescita, in, in generale, nel senso che considerano esatto. partiti per i test a 20 giorni dalla prima gara. Comunque, io le piste le conosco. Mm. però Comunque, di imparare una moto nuova, una squadra nuova. Tra l'altro, in quei 20 giorni che ho fatto tre test, ho beccato sempre il bagnato, quindi non ho neanche mai potuto provare. Siamo arrivati alla prima gara che realmente non avevo mai. Provato la moto con condizioni asciutte e per quanto puoi metterci una pesta perché comunque partivo quarto, comunque un po' ce l'avevo come non sei pronto per fare un weekend di gara intero o comunque giocarti la gara con Pirro, Zanetti, gente che guida quella moto da anni e comunque va così forte. E mettici pure che poi i test ne ho fatti pochi e spesso mi trovavo il giovedì del weekend tipo del Mugello che la moto aveva un problema e poi un altro e quindi alla fine giravo anche poco. Quindi è stato un inizio di stagione sia per me sulla Yamaha e come pilota, sia per il team e la moto di crescita, dove abbiamo smesso di fare qualche errorino che ci ha fatto perdere eh, due turni il giovedì su tre, la qualifica ha un problema eh, alla fine giri poco, già non sei pronto, in più giri poco e alla fine non tiri mai le somme, capito? E quindi il 2024 sarà uno di quegli anni in cui si partirà già un bel passettino avanti. Io non ho ancora firmato niente per il prossimo anno, nel senso che beh, non, ovviamente da pilota, sai guarda Marchez Grisini con un contratto con l'Onda fai fatica a parlare di cosa farai il prossimo anno una volta che hai il contratto figurati quando ancora non ce l'hai io credo, credo proprio che rimarrò con Yamaha anche perché io mi sono ah. trovato molto bene con proprio l'entourage Yamaha e con la loro idea e ottica di, di gare di politica sul pilota cioè è un posto dove ti fanno sentire un professionista quindi mm. credo veramente che rimarrò con Yamaha poi se Yamaha mi dirà ah, vai da Cheope Vai di qua, vai di là, io sarò contento di farlo. Perciò non so dirti se rimarrò da Cheope. Probabilmente ti dirò, anche se non ho firmato, che rimarrò in ottica Yamaha. Mm. Non so di dove, ma non è perché non è una scelta che, che poi viene da me. Capito? Nel senso, certo. Mm -hmm. Lo organizzeranno poi direttamente Yamaha, immagino in Italia, quindi in qualche modo si organizzeranno. E sarebbe, non te lo nascondo, diventare un po' un cane junior, nel senso che comunque, vuoi, non vuoi, a una certa età bisogna anche fare i conti con delle spese, con. Con una crescita, con un lavoro, con l'affitto, con mille cose. Perciò, alla certa età, sembra che ho 70 anni, in realtà ne ho 26. E però, a un certo punto, non vivi più coi tuoi. Hai comunque da iniziare a fare due conti e comunque non è più un divertimento. Lo è ancora perché è la mia passione, ma è anche un lavoro. Quindi, Yamaha è un posto che ti permette di poterlo fare. magari. Anche, anche per riconoscenza di questa cosa, io ho, spero di avere un contatto diretto con loro alla canepa e poi loro, come dipendenti, mi diranno vai qua, vai là, fai quello, fai quell'altro. Io farò, farò quello che sarà da fare. Insomma, ma l'Endurance, aspetta io, perché io volevo chiedere sì, il C va bene però l'Endurance perché tu hai già avuto l'opportunità di andare, di vedere com'è. dirmi, ah, è... vai in Wyoming a correre con la Yamaha Scooter e tu vai. Sono... <ride> Tra l'altro vorrei sempre cercare quale pista c'è nel Wyoming, così tanto proprio sarà qualcuno. <ride> io credo, io credo che è normale, il CIV è comunque quello che faccio da anni e perciò credo che loro mi cerchino e mi, mm. mi chiamino proprio perché hanno bisogno di un pilota che comunque porti meno male il risultato all'italiano e quindi credo che farò quello, però non ho la certezza e però non ti nascondo che mi piacerebbe tantissimo fare anche l'endurance, come accompagnarlo a no? fare CIV e endurance e in più mi piacerebbe tantissimo dicio, fare un po' un cane junior quindi comportarmi bene, essere professionale, fare risultati e se loro mi dicono vai al BSB, vai là. E io cioè, faccio le valigie e vado, capito? Con, più, con molto piacere. Poi, infatti, ora che hai detto Endurance, Giulia, se riesci a cercare l'immagine di Ale, portandola molto al traguardo, eh. dovrebbe essere nel suo Instagram che poi la facciamo vedere, che è molto bella, Beh, è infatti... Facebook, che è un dolore in realtà. A tratti, eh? però, è stata veramente ah. un'esperienza. Ah, devo dirti quest'anno, due di queste evenienze che tra l'altro non l'ha detto nessuno, non l'ha scritto nessuno, perché voi, forse nessuno lo sa, però io ne vado fiero. Nel senso che forse hanno tolto questa regola che si può arrivare insieme per la sicurezza al traguardo, a piedi, a spinta. Quindi sarei, sarei subito squalificato se si fare questa cosa. Ah, ma questo eh, si era già parlato quando Zarco l'aveva fatto un po' di anni fa. E adesso però sembra che sia venuto. Cioè, mm. varie persone che sembra che sia una cosa abbastanza reale. Quindi, in caso diventerò l'ultimo pilota nella storia Bellissimo. adesso i box e la seconda cosa è se toglieranno le gare di moto a Imola, io sarò l'ultimo vincitore di Imola, capito? Quindi sarò <ride> Allora c'è da parlare anche di questo, però, io prima volevo fare il gentleman e volevo lasciare le domande che ho più a cuore quindi quelle sull'Endurance, proprio la Vichy, perché sono sicuro vai. che ce l'ha. e Io sono sì. vede che io sono un gentleman, quindi lascio alla Vichy la parte più la parte più zuccherina della puntata, vai, Vicky. È che questo io non vedevo l'ora, lo, Ale, no, lo perché lo veramente. No, eh, lo, 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 so, so, cioè. lo so, infatti, lo so. Alex, l'altro Alex, no, John Cena, mi aveva promesso di andare all'Endurance forse l'anno prossimo, una cosa che eh, è una eh, ma io la voglio vi vivere non da giornalista io la voglio vivere da appassionata nelle tribune ecco ma viverla bene anche da giornalista perché avere un po' un pass dentro i box eh, ecco. e comunque magari poi conosci sì beh o, o cioè eh, la passione sei... vera quando sei fuori e se piove prendi la pioggia se soffri su... hai ah, eh, capito ferma, ferma, ferma. io ho fatto il <ride> ok eccolo eccolo la... allora, questo è proprio il nostro DB che... ah. E chi è, è questo? Ma chi è questo? Che non ha capito di mettere benzina alla moto? Ma spiegate un questo, scusate, allora, qui ovviamente la Yamaha di oggi Motorsport, precogre anche il nostro Robby Rolfo portata spinta al traguardo dopo un problema di motore che ha purtroppo definitivamente messo capo alla moto, a poco, poco dal traguardo. Ale ha deciso giustamente in puro spirito, spirito endurance di non mollare, si è fatto un ultimo giro, è rimasta un chilometro e mezzo fermo e se l'è incollata dopo 24 ore di gara ha spinta. Che cioè. È una di quelle cose piacevole da fare la, la domenica mattina, no? anzi la domenica pomeriggio, perché ti sei fatto un culo così, passate in francesismo per 24 ore, la moto motocirro, e tu che fai? Te la incolli a mano, ah, giusto? Ma Ha giusto, è bellissimo. Ma è va, bellissimo. Ma non potevo non farlo, cioè, a parte che come una wow. della gara, io ero andato. Eh, non in veste di eh, come posso dirtelo, di mercenario che non ha fatto una gara per soldi. Io sono andato proprio in veste di appassionato, io ci tenevo a farla più di tutta la mia vita. Quindi volevo farla, ho trovato una soluzione, secondo me, fattibile per fare la gara, un a Roberolfo, eccetera. un team grandissimo, una veramente grande squadra. Perciò sono andato a fare la gara proprio con il gusto di farla come se fosse un regalo, un gioco. O, cioè, io volevo fare la, cioè, volevo farla. Quindi non ci sarebbe stato niente che mi avrebbe potuto fermare dal da, da terminare la gara, hai capito? Giustamente, ritorno a quando ho fatto Spa Franco Champ. ossia due anni fa. No, scusatemi, l'anno scorso sono andato a Spa Franco Champ in veste di giornalista e mi sono fatto le 24 ore. È una, una fatica perché la sala stampa è in cima al circuito l'ingresso anche ma dall'altro lato tu dici fai un investimento fuori. di 200 euro Compra un monopattino elettrico, elettrico. Fai, dai. allora io, io ho un problema con sta roba qua ma comunque era andato in aereo adesso ho il camper la prossima volta vado in camper mi porterò qualcosa tipo una bici una roba cioè, che è comunque una cosa più fattibile rispetto ma io penso che ti dura un'ora perché lo fai quattro volte e <ride> quello è morto perché la pendenza è 70 gradi sì. rega, cioè fa Franco Champ è una follia è proprio, cioè, fanno prima fare una furia sopra per far passare i giornalisti perché uno non è che poi ogni volta veramente ha fatto una media di 28.000 passi al giorno, tanti cavolo, e, no, ma soprattutto pendenza 35. Cioè, è, è, è un gesto che capisco che è un po' oscurito, però è, 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 è stato bellissimo, bellissimo, molto bello. Non i miei piedi non hanno apprezzato, però lei è di quei mondi che insomma a noi piacciono tanto quindi sicuramente quest'anno non è stato fattibile per motivazioni importanti di budget, cioè c'era lira, ma l'anno prossimo io un'altra tappa e sono un po' indeciso perché io farei le man, ma anche il boldore mi piace per il contesto. Guarda, secondo me il boldore, io adesso non sono mai stato nelle altre, ma le ho sempre vissute da appassionato, cioè seguite da appassionato e da racconti dei miei amici. Il boldore è bello andarci, ma non tanto per il casino che lì c'è in tutte le gare, ma perché il Boldor è, credo, una delle uniche pieghe di gp, se comunque ne ho girate abbastanza nella mia vita, e il Paul Ricard è veramente diversa, cioè quello è un impianto che non ci puoi credere finché non lo vedi. Proprio parlo del palco in generale, è una città con all'interno proprio eh, parco avventura, parco giochi, piste su piste, hotel di lusso a 5 stelle, è curato ogni dettaglio, cioè è una roba fotonica proprio quel posto lì, quindi è Spa era esattamente il contrario, tu eri in mezzo alla eh, foresta. Me era era, cioè, cioè era lì, una. volevo dire, lì da giornalista, se poi entri un po'. Mi ricordo c'era Mirko Colombi, c'erano un po' di giornalisti amici che venivano a trovarti. Noi lì abbiamo il box con una scalettina sempre all'interno del box che va nella parte retro dove c'è tipo una sorta di, di, di open space, una sorta di saletta dove c'è il bagno il frigorifero e un po' un posto per cambiare tutti i piloti e anche per tenere gli addetti stampa, fotografi, eccetera. Quindi si crea un box all'interno del box dove lì veramente vivi la 24 ore, capito? Bello. E quello è, è veramente, ci sono tutti gli Bello. schermi, dire tempi, cose, e lì tutti si cambiano, si lavora, cioè è fotonico, bellissimo. No, no, quella è una roba, l'abbiamo vista, in realtà sì, il doppio box interno che è una cosa veramente tipica del Riccardo, nel senso che c'era veramente solo lui perché... Eh, hai capito, capito. È una Quindi, struttura di base della Formula di 1 che cioè, vai un po' dappertutto, ti fai un giro, hai capito? Sì, è tra l'altro, in quei retro box era una roba squallida, non vedevo di andare via. Un... <ride> <ride> Immagino che ogni team ha quattro piloti, che per io, io ho tipo un mezzo feticismo per queste cose, perciò, tipo, mi piace. Io dopo il weekend di gara, magari vado all'autolavaggio lavo tutto gli stivali, tutto così. o, com o comunque i paraschiena, i sottotuta, i calzini, li cambio sempre, no? E invece non credo che tutti abbiano la stessa idea di. E lì si cambiano: tipo, fai conto, in un 30 metri quadrati meno, 28 metri, 25 metri quadrati si cambiano, e ci sono due bagni, si cambiano. E tipo, maschi i puzzolenti. Piloti. Esatto. No, ci sono quattro piloti a squadra e il box si divide in quattro, in quattro squadre, quindi sono quattro no, adori, 16 piloti. Ok, per, dal lunedì che hanno la roba dentro, hai capito? Quindi dal lunedì al lunedì mattina hanno sempre la roba lì dentro, hai capito? Eh, fa parte sì. dello spettacolo, eh? Sì, però, però... si crea, sai, c'è tu la, hai la parte aperta verso il box, no? c'è il vetro e si crea quella nebbiolina verde, Mefitica, sì. quella che tu già sai che Triadet ha perso un anno di vita soltanto per l'atmosfera, ecco, è un po' tipo sì. Mario. No, super... la mia ragazza è stata lì a accompagnarmi mi ha aiutato in tutto il weekend una, tipo una cavolata no però ti fai, ti fai il turno che dura 50 minuti finisci e poi magari ne hai già fatti 10 ne hai già fatti finisci un semplice aiuto anche a prendere la tuta per terra che te l'hai appena tolta appenderla sull'asciugatuta e poi appenderla l'asciugatuta con la tuta che pesa 10 kg al, all'appendino è una fatica che non c'è voglia di fare quindi o Tipo io ho fatto tutto l'endurance con un solo casco Perciò oh. immagina asciugarlo ogni turno Cambiare la visiera eh, Di notte, di giorno, di roffe che, che si cosa negli interni e durante, e durante Quando io ero al box e lei stava con me Stavamo in quella zona insieme Ma quando io ero in pista e giravo Lei comunque stava lì, quindi lei si è fatta 24 ore oh, Dio, Terribile, capito? Oh, è una, una, roba, una roba che se ti denuncia per torture effettivamente... <ride> per ed eccoci qui, vostro onore, nel senso, a un certo <ride> punto. Noi la salutiamo tanto la Alessia e Vicky, vediamo se c'è... Io ora che stiamo parlando di tutte queste dietro le quinte, io volevo chiedere anche a Ale eh, come è stata l'accoglienza, diciamo, là nel paddock dell'endurance, perché ovviamente io non insomma è stata, Alex lo sa so già, però è comunque un campionato diverso, io vorrei sapere com'è diciamo il pavo come vivere là dentro ma è stato è stata una roba mistica te lo giuro nel senso sembra ah. una bolla una bolla che, che hai presente il circo oppure i giostrai le giostre in una park no che quelli vivono nel loro mondo praticamente sì. vivono tra, si spostano in giro per l'italia per, per il mondo e poi in realtà vivono tra di loro e lei è una roba simile anche perché dura una settimana quindi per una settimana, te sei all'interno, entri in questa bolla e non esiste più il mondo. C'è la guerra in Russia, l'Ucraina, non c'è più niente, non c'è il COVID, non esiste niente, non esiste. C'è solo l'Endurance, quindi si parla solo di quello. E poi alla fine c'è una. Nel paddock un quotidiano, quindi italiano, Superbike Mondiale, qualsiasi paddock, c'è una sorta di legge di sopravvivenza che chi è più veloce conta più degli altri, punto. E questo è intoccabile. In realtà, lì, ogni pilota. Ha un grande valore ogni membro della squadra, ha un grande valore e sono tutti sullo stesso livello. Quindi, eh, una, io, che ero un, un novellino appena arrivato, mi trattavano come se fossi un super professionista e quella è stata una, una bellissima cosa. Cioè, proprio. Momento. Considerando che mh, ovviamente le gare sono fatte a squadre, c'è stato più di una volta, più di un equipaggio che ha dovuto confrontarsi con piloti totalmente diversi, con necessità totalmente diverse, spesso e volentieri, con altezze che cambiavano anche di 40 centimetri. Quando tipo Loris Bazz una volta andò a correre con la Suzuki 7, e credo che ci fosse anche uh, non mi ricordo chi, Chavi forse Forse era no, non era Chavi era qualcuno che utilizzava lo sgabellino per salire sulla moto e yeah. Loris invece la scavalcava direttamente con, un, con una yeah. gamba. Anche, cioè, adesso sicuramente questo è stato un caso perché, ovviamente, il team cerca anche di prendere piloti okay. tutti bene o male, omogenei. Ecco, però, però... io, ma anche quella roba lì di fare la moto tutti per un pilota, io non ho avuto quel problema. Che fortunatamente non è una di quelle robe che ci sto tanto dietro, quindi mi sa che io non ho toccato neanche un click meno, forse niente proprio. Non ho cliccato niente alla moto, quindi non ho avuto quel problema lì. però è figo, dai, che ogni pilota c'ha la sua e bisogna trovare una, una quadra un po' per tutti, e... no. no. A me quella cosa piace tantissimo. Peraltro l'anno prossimo c'è questa possibilità che i piloti diventino addirittura quattro in modo fisso almeno per le 24 ore, per rendere la cosa del Per male. correre? Sì. No, terribile, terribile. Allora c'è un problema sempre di fondo che è, è Spa franco un pochino a fare storia, perché Spa franco è veramente una di quelle gare che in 24 ore tu non puoi fare in tre piloti perché diventa ah. pericoloso alla lunga, soprattutto considerando che spesso e volentieri. Le rotture di scatole del meteo arrivano la mattina dopo. Sarà un caso, però è così. Uh -huh. E quella è stata una gara in cui tutti hanno chiesto addirittura l'accorciamento a 12 ore. proprio perché. Ma io non me... Me lo sì, 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 sì. Hanno, hanno proprio chiesto assolutamente proprio perché Media velocistica è tipo sui 190 km orari. E beh, eh, allora fai la gara più corta. Secondo me l'endurance, cioè, non, non, non è più Endurance, hai capito? se Bravo, io ah, sono... allora io sono d'accordo, però tanti piloti hanno detto piuttosto preferiamo più otto ore. Io la sono un po' combattuto. Qua voglio la vostra, voglio sentire tutte e due, Vicky, voglio anche la tua. Quest'anno il campionato Endurance è stato fatto a 3,24 ore. Abbiamo giusto 4 minuti per chiudere. 3,24 ore più la otto ore di Suzuka, ok? I team sono un po' più contenti in questo modo, ma sempre fino a un certo punto, perché loro fanno soltanto sei motori per la stagione che servono per le 3,24 ore risolto. Un motore di una otto ore o di una dodici ore è un motore nettamente pompato più lavorato rispetto a quello di una 24 ore perché lavora più sulla prestazione che sul rendimento a lungo termine. Quindi i team erano abbastanza contenti. I piloti no, perché giustamente tu fai una stronzata, una qualsiasi, in una delle tre gare hai perso il, ca il campionato. Lo butti perché certo. su tre gare. Se fai una, ca una cavolata a, nelle prime sei ore della 24 ore di Le mano di spa, Franco -Champ, hai perso i tre punteggi addizionali. Più il totale finale ti deve dire bene alla. alla, alla a livelli oh, importanti, oh, oh, eh. quindi la domanda è: sarebbe meglio avere quattro piloti e fare che ne so 4, 5, 24 ore? Meno stressanti per tutte le squadre, oppure rimanere con tre piloti a squadra e fare che ne so solo Boldore e Le Mane e poi fare altre 3, 12 ore o 2, 8 ore, una 12 ore, una roba così. Per me l'idea della 24 ore rimane tra i piloti e si può correre 100 gare: non è un problema. Chi lo vuol fare fa, non è, non è obbligatorio per tutti. Farlo se non se la sente che non gli piace, cioè lì è boh, Non lo so, io sarò boh, mezzo romantico per queste robe, ma secondo me. L'Endurance nasce per tre piloti in qualsiasi disciplina e deve rimanere tre piloti. Se un pilota dice, Io eh, non me la sento perché. Vabbè, fai un altro campionato, non è obbligatorio farlo, hai capito? No, cioè, no. In, quattro, in quattro giri la metà, praticamente. Cioè, già in tre, cioè, già in tre, comunque passa bene. Perché, comunque te, finisci il tuo turno, hai un'ora e mezza prima di rientrare. E non è che devi farlo per un mese consecutivo, cioè, passate le 24 ore. È finita la, la situazione. A me, personalmente, è successo che poi. Se arrivassi anche in due alla fine, o facevi qualche turno in più, ma è fattibile. Cioè, mm. in quattro no, non ci vedo veramente una cosa così. Dicevo, oh. cioè, entrare ogni no. due ore praticamente fai otto stint, quasi? E... Oh, sì. neanche sette. Diventano, se, diventano circa, ah, poi là dipende anche un pochino dai consumi da... di carburante, però insomma, diventano sette stint a testa, dormi due orette in più di notte. Però, effettivamente, anche io. Non ne sarei molto contento. Vicky, tu che ne pensi? Secondo me dipende da chi chiedi. Se chiedi al pilota è d'accordo, se chiedi ai giornalisti di farlo sempre 8 ore, non 24, saranno d'accordo, i team avranno un altro pensiero. Io sono un po' della, anche del, del pensiero di Ale. Cioè... Comunque, a fine anno nel contratto bisogna che li fate mettere il prossimo anno una 24 ore. Sì, non ti preoccupare che poi parliamo col capo appena finiamo questa chiamata perché questo è molto importante. Eh. E... E poi mi messo altro sfizio è figo. No, assolutamente Allora io farò una cosa molto semplice. Io partirò quando parte Ale per la prossima 24 ore e poi, mentre dorme gli faccio il succhi al camper. Tanto sono tutti e due. Ah, guarda, camper. per me puoi unirti, Tanto il camper paga i saltarelli, quindi io sono qui a posto. Allora <ride> faccio il succhi al saltarelli. Scusa, vengo il camper mio abbiamo risolto. Anzi, vieni con me col camper così eh, no. al saltarelli. Scusa, eh, no, 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 Aspetta che viene. il tuo camper ha una certa età anche lui, eh, allora, il camper siamo. mio. Può arrivare a capo Nord e tornare anche se ci metto l'acqua al posto del Diesel va bene? No, è, due, oh, è Il 2008 Turbo Diesel, mica all'epoca era il top della gamma. Scusa. 25 anni fa era il top della gamma. quindi non me lo esatto. 25 anni fa era il top della gamma. Senti, andiamo in chiusura. Ale. Quindi, per l'anno prossimo, nessuna firma ancora. Niente sul programma definito? No, nessuna firma, perché. Credo sia presto, credo che arriveremo tutti intorno a lei, ma bene o male a fare sì. questo genere di cose, credo, credo e spero anche che rimarrò con Yamaka e credo di sì perché comunque ne abbiamo già parlato e io sono contento di farlo e mi hanno fatto capire che anche loro sono molto contenti. Non so nei programmi Yamaka, ma in realtà perché non è che non lo so come se dovesse andare via Keoped o reservare qualcun altro, non lo so, ma perché è una cosa che non mi sono interessato. Keope è sempre rimasto negli ultimi anni, quindi credo ci sarà di nuovo Keope uh -huh. però non ne ho parlato, quindi non, ne... cioè, non ho parlato con Cheope, ho parlato proprio con Yamaka, capito? Quindi quindi se loro mi dovessero dire vai a fare il National hai capito non, 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 non lo so hai capito quindi anche perché non si sa ancora bene i campionati quali saranno le squadre quali saranno perciò ok quindi ne riparliamo fra poco meno la di un settimana. mese che è arrivato esatto, quindi esatto. Tre se e saremo sul, sul pezzo. Pe pe si sistemano un po' le pedine tutte quante ecco è chiaro è chiaro va bene Ale grazie per essere stato con noi come al solito grazie mezzo a voi ma così ci fai sapere un pochino com'è la esatto. situazione va bene Vabbè, ragazzi. Buonanotte. Bye. Vicky direi che possiamo andare in chiusura anche noi siamo arrivati agli sgoccioli io mi sono dimenticato di salutare Giulia Andaga da in partenza e per me è, è una cosa gravissima. Giulia scusami tanto sono veramente triste e mortificato per questo però ti saluto adesso perché tanto stiamo andando in chiusura io voglio salutare intanto la Vicky. Vicky grazie per essere stata con me questa sera. Grazie a te Alex ti penserò settimana prossima quando sarò alla Superbike a Jerez. Vogliamo video, vogliamo una quantità di video per la FGP e per la deleting importantissima di video. Voglio salutare tutti i nostri ascoltatori. Marco Cipriani, Alessandro Parma il del Bianco che si è infilato prima e poi dopo fa cose. Francesco, ragazzi, grazie a tutti per essere stati con noi, anche da parte mia è tutto, da Alex di Bisceglia per questo martedì è tutto. Voglio salutare di nuovo Giulia Andaga dalla regia e ci aggiorniamo fra due martedì. Grazie ragazzi di essere stati con noi. Ciao a tutti,